Lo esibisce come un trofeo dopo una lunga battaglia e in realtà un po' lo è. Una battaglia della politica e dei residenti che in un anno hanno raccolto più di 2000 firme per chiedere che questo mostro di cemento diventasse qualcosa di bello, qualcosa di riqualificante per la città e non un hub per profughi. Eccolo qui, il progetto c'è. Dopo mesi impiegati per ripulire l'area e altrettanti per fare i rilievi, la proprietà, la San Francesco Costruzioni di Thiene, società che possiede il 95% delle quote dell'hotel Adele di Via dei Medici, ha presentato il progetto del nuovo albergo. E noi chiedevamo sempre di vedere comunque i progetti, perché i progetti dicono quello che effettivamente si vuole fare. E quindi siamo arrivati a questi giorni, 2 giorni fa sono in comune, sono stati presentati i progetti da parte della proprietà per la realizzazione quindi di un hotel di alto livello. Colombara rivendica l'operato della passata amministrazione in cui si è battuto come consigliere di maggioranza. Con il lavoro fatto per l'ex Sartori, dove a breve arriverà una grande catena commerciale, ora rimane solo lo stabile di via Frescobaldi. Un centro congressi sorgerà sulle ceneri di quello che è stato il simbolo del degrado della città per molto tempo. Questa città ha lavorato negli anni scorsi per diventare una città turistica e di business. E se qualcuno investe ancora vuol dire che evidentemente si è lavorato bene per il futuro. I residenti potranno tirare un sospiro di sollievo? Le carte dicono di sì. Sui fatti sarà nostra cura vigilare, come sempre.